Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. I prolungamenti dei tratti metropolitani di Milano delle linee M2 e M3 non potranno essere completati entro Expo 2015. Lo ha confermato il ministro alle infrastrutture Maurizio Lupi, interrogato sulla questione dal deputato della Lega Nord Paolo Grimoldi. Il Carroccio denuncia: i cittadini milanesi pagano tasse elevatissime e non ricevono in cambio da parte dello Stato i servizi di cui hanno bisogno. Le due opere sono fondamentali, sono importantissime per il trasporto della Lombardia nell'area più congestionata e inquinata d'Europa, che ha carenza di infrastrutture e che necessita degli investimenti per la mobilità per essere al passo col resto d'Europa. Gli interventi relativi alla realizzazione delle tratte metropolitane M2 e M3 non potranno essere completati per le scadenze temporali dell'Expo 2015, ma resta l'impegno fermo del governo ad individuare le misure necessarie al superamento delle criticità evidenziate. Prendiamo atto che quindi per ora non si fanno questi due prolungamenti delle metropolitane che sono aspettati da anni. Vede, io le rispondo in questo modo: che oggi su tutti i giornali ci sono le dichiarazioni del sindaco di Milano Pisapia, che dice testualmente: i milanesi pagheranno la nuova rata della tassa sull'IMU superiore a quella dell'anno scorso. E in più Fassino, presidente dell'ANCI, della sua maggioranza, sia il sindaco di Milano che il sindaco di Torino, dice: non possiamo tacere questa situazione dove sostanzialmente vengono aumentate ulteriormente le tasse. Perché le dico questo? Perché lei sa benissimo, se non lo sa glielo dico, che la metropolitana più importante del paese, la linea 1 di Milano, la linea rossa, è stata costruita negli anni 60. E sa, signor Ministro, chi l'ha pagata quella metropolitana? L'ha pagata esclusivamente quella che allora si chiamava Municipalità di Milano e che oggi si chiama Comune di Milano. Che cos'è la differenza con gli anni 60? Che non era ancora stata fatta la legge Visentini, e cioè i cittadini pagavano le tasse al proprio comune e il proprio comune aveva le risorse per investire sul proprio territorio e il comune di Milano da solo si costruiva una linea della metropolitana. Oggi i nostri comuni non hanno i soldi per gli asili, non hanno i soldi per ristrutturare le scuole, non hanno i soldi per asfaltare i marciapiedi, figuriamoci per costruire le metropolitane, e devono venire a Roma a chiedere sempre i soldi col cappello in mano, dei soldi che vengono pagati dai loro cittadini allo Stato centrale. Non è possibile dover aspettare 25 anni per avere dei prolungamenti di metropolitane che tra l'altro hanno dei costi abbastanza ridotti, perché rispetto alle grandi opere infrastrutturali di questo paese hanno dei costi limitati, ma soprattutto nella realtà che in un modo o nell'altro, numeri alla mano, tiene in piedi tutta la baracca per numero di tasse pagate. Non è possibile non dare risposte alla viabilità e alle risposte ambientali a chi le aspetta da tutti questi anni e tra l'altro ha anche il difetto di pagare le tasse. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.